La mia stanza di giochi, che è la stanza dove dormivo. E vabbè, in realtà durante, insomma, il ricordo ho avuto un po' di tristezza. La stanza dei giochi a cui ho pensato subito, appena dato l'indicazione, è la camera da letto di mia nonna. Qui c'è la porta che si è di entrata della camera da letto. Questa è la vista di casa mia quando esci, cioè ci sono tanti alberi, è proprio un parcheggio piazzale, noi l'abbiamo sempre chiamato il piazzale, dove all'epoca c'erano queste due panchine che oggi purtroppo non ci sono più, c'è cioè la panchina gialla che noi chiamavamo così quando eravamo piccoline ed era il nostro ritrovo, e la panchina blu, quella gialla quella della mattina perché non batteva il sole, quella blu invece era quella serale perché c'era la luce praticamente. Immaginato la chiesa del Sacro Cuore, che è la chiesa della mia strada, dove sul piazzale, proprio in questa zona, giocavamo a calcio e ho avuto il primo approccio con la chitarra, con i miei amici. Ed è vero ciò che diceva Giuseppe, che un po' questa cosa si è persa, e lo vedo anche molto nei miei alunni. I gradini del piazzale. Me l'immaginavo come uno spartito musicale. È la stanza dei giochi di quando ero bambina, che non è altro un campo da tennis, perché praticamente, come dicevo prima, io ho iniziato a giocare a 5 anni, ho smesso a 17. Le aspettative, cioè, c'erano, come dicevo nelle storie precedenti, ho viaggiato tanto per il tennis e quant'altro, quindi io passavo pomeriggi interi nel campo da tennis. Nel passato, nella realtà, era questo, quindi l'ape, due casse di bottiglie girate al contrario con due cuscini sopra, su uno ero seduta io e sull'altro era seduta mia zia Dawn, la zia Cia.